Buongiorno, cominciamo la commissione. Oggi è 17 aprile 2024 e abbiamo come assenti giustificati Bassi e anche Santoni mi ha detto che non riusciva a partecipare. All'oggetto, al punto 1, abbiamo il verbale della commissione consiliare metropolitana prima e seconda in seduta congiunta del 27 marzo 2024. Se ci sono osservazioni. Bene, niente, possiamo procedere. Al punto 2, il verbale della commissione consiliare prima e seconda in seduta congiunta con la settima commissione del Comune di Bologna, sempre del 27 marzo 2024. Direi che non ci sono osservazioni, quindi passiamo all'oggetto numero 3, che riguarda l'adozione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2023. Passo la parola al consigliere delegato Veronesi. Sì, grazie e buongiorno a tutti. Cercherò di essere il più sintetico possibile, insomma, nei limiti e nell'ambito di un punto che ha indubbiamente una certa importanza. Dunque, il rendiconto della gestione, come noto, costituisce il momento di fatto conclusivo di un processo di programmazione e controllo. Scusa, si sente piano, puoi alzare in qualche modo il volume? No, Grazie. perché è già l'accento, quindi posso alzare la voce. Il volume È un po' no. più vicino, è un po' più vicino. Grazie. Ok. Riparto da capo, quel poco l'avete comunque sentito. Ok, l'avete sentito. Trova quindi dicevo, la sua sintesi finale nel risultato di amministrazione e nella ricognizione finale dello stato di attuazione dei programmi contenuti nel documento unico di programmazione. Il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste ovviamente una grande importanza nello sviluppo di quella che è la programmazione successiva, perché rappresenta la base di riferimento per le future scelte che poi dovranno essere effettuate. Quindi con questo intervento cercherò di sintetizzare i principali risultati conseguiti nel 2023, sia in termini di programmi realizzati, sia in termini di veri e propri risultati di bilancio. Dunque, per l'anno 2023 le risorse correnti impegnate sulle cinque linee di mandato ammontano a 51 milioni e 100 mila euro, che sono pari all'89,4% delle risorse stanziate, mentre quelle in conto capitale ammontano a 116 milioni di euro, che sono pari al 71,6% delle risorse stanziate. Nel triennio 21-23 la parte corrente è effettivamente risultata in lieve aumento, mentre quella capitale è passata da 66 milioni di euro a 161 milioni 900 mila euro, con un aumento del 143%. Le linee di mandato 3, Bologna Verde e Sostenibile, e la linea di mandato 4, Bologna Educativa, Culturale e Sportiva, sono quelle che in effetti assorbono la maggior parte delle risorse, sia correnti sia in conto capitale, rispettivamente per 94 milioni 400 mila euro e 58 milioni e 500 mila euro. Provo ad elencarvi, diciamo, i principali piani, programmi e prodotti all'output nelle cinque linee di mandato. Allora, primo, Bologna che cresce per tutte e tutti. Qui, diciamo, abbiamo il piano strategico metropolitano, il piano metropolitano per il lavoro e lo sviluppo sostenibile, il piano territoriale metropolitano, il piano triennale della destinazione turistica e il territorio turistico di Bologna-Modena, le convergenze metropolitane, quindi il bando periferie, il programma metropolitano di rigenerazione 2023, l'FSC per il periodo 2014-2020, il PINQUA e insieme per il lavoro. Poi abbiamo per la seconda linea Bologna per il diritto alla salute e alla fragilità. Qui ricomprendiamo i piani e i programmi nell'ambito dell'area sociale, sociosanitaria e sanitaria, il piano per l'uguaglianza, il fondo metropolitano di comunità, l'albo metropolitano delle aziende inclusive e l'albo metropolitano delle aziende socialmente responsabili, nonché le politiche abitative. La terza linea riguarda Bologna Verde e Sostenibile. Qui ricomprendiamo il piano urbano della mobilità sostenibile, il PUMS per capirci,
la viabilità e il piano integrato metropolitano della sicurezza stradale, l'agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile 2.0, la bicipolitana e la ciclovia del sole, il servizio ferroviario metropolitano, l'osservatorio metropolitano sul consumo di suolo e la forestazione metropolitana. Specificamente per quanto riguarda la viabilità, sono in corso di esecuzione il completamento della variante alla strada provinciale 65 della Futa per 35.100.000 euro, la verifica dello stato e delle condizioni dei ponti e dei manufatti per 1.300.000 euro, la progettazione esecutiva della ciclovia del sole col tratto 3 di attraversamento dei centri abitati di Crevalcore, San Giovanni e Sala Bolognese e il tratto 4 Casalecchio Mazzabotto per un importo complessivo di 6.700.000 euro. Infine è ultimato l'intervento di ricostruzione del tratto stradale crollato sulla strada provinciale 325 Val di Setta in località Gardelletta per un importo di 4.900.000 euro. Poi risultano approvati e appaltati nel sostanziale rispetto del cronoprogramma 5 interventi di pavimentazione su varie strade provinciali per 11.300.000 euro, 2 interventi urgenti sulla strada di Fondovalle del Savena per 600.000 euro, 2 interventi di consolidamento e messa in sicurezza sulla strada provinciale 325 e le strade ricomprese nell'area C per 500.000 euro e 7 interventi di manutenzione straordinaria di ripristino della viabilità danneggiata da eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel corso del mese di marzo 2023 per un importo di 4.500.000 euro che sono fondi del commissario straordinario alla ricostruzione. Poi abbiamo la linea 4, Bologna educativa, culturale e sportiva. Qui abbiamo la realizzazione di nuove scuole e la manutenzione del patrimonio scolastico esistente, qui vedrete la voce è fortemente impattante. Scuola, formazione e lavoro, borse di studio, festival della cultura tecnica, concorso di scuole di promozione dello sviluppo sostenibile, educazione, comunicazione e cultura per le pari opportunità di genere. Per la realizzazione di nuove scuole e la manutenzione del patrimonio scolastico esistente sono in corso di esecuzione alcuni interventi particolarmente rilevanti che erano stati già programmati in anni pregressi, che vado a riassumervi. La costruzione di una nuova scuola più la palestra presso l'Aldrovandi Rubiani di Bologna per 9.300.000 euro, l'ampliamento del corpo aule dell'Istituto Tecnico Salvemini di Casalecchio di Reno per 2.800.000 euro, l'ampliamento della palestra dell'Istituto Tecnico Salvemini di Casalecchio di Reno per 1.500.000 euro, la costruzione del nuovo polo dinamico a Bologna per 10.400.000 euro, l'intervento di ampliamento di nuova costruzione per l'Istituto Maiorana di San Lazzaro per 3.100.000 euro, la costruzione della nuova palazzina Rambaldi Valeriani a Imola per 5.400.000 euro, il miglioramento sismico del liceo Laura Bassi a Bologna per 3.100.000 euro, il miglioramento sismico del liceo artistico Lisart a Bologna per 800.000 euro, il miglioramento sismico presso l'Istituto Aldrovandi Rubiani di Bologna per 3.500.000 euro. Risultano poi approvati e appaltati nel sostanziale rispetto del cronoprogramma la realizzazione di alcune nuove opere finanziate con fondi PNRR, in particolare il liceo Leonardo da Vinci con un ampliamento di 20 aule per 6.600.000 euro, la nuova palestra del polo dinamico di via Zacconi a Bologna per 3.400.000 euro, la nuova palestra del complesso Rambaldi Valeriani di Imola per 3.800.000 euro, la nuova palestra del liceo scientifico Leonardo da Vinci a Bologna per 3.700.000 euro, l'istituto Archimede a San Giovanni in Persiceto con un ampliamento e nuova costruzione per 3.200.000 euro. Inoltre abbiamo la realizzazione dei miglioramenti sismici e l'efficientamento energetico presso alcuni istituti finanziati sempre con fondi da PNRR, mi riferisco in particolare all'istituto tecnico Caduti della direttissima di Castiglione dei Pepoli per 1.900.000 euro, l'IPA Serpieri di Bologna per 1.200.000 euro, l'istituto Belluzzi per 4.200.000 euro. Ancora la realizzazione di 15 interventi di manutenzione straordinaria per un importo complessivo di 6.300.000 euro presso vari istituti scolastici per adeguamenti antincendio, rifacimento servizi igienici, piuttosto che sostituzioni infissi, insomma, voci di questo tipo. Linea 5, Bologna vicina e connessa, ci riferiamo fondamentalmente al piano operativo della banda ultralarga, quindi al MUL, lo smart office e l'identità unica del dipendente e la casa del cittadino digitale. Relativamente invece ai risultati di bilancio, sintetizzo i principali risultati del 2023. Allora, il rendiconto 2023 si chiude con un avanzo di amministrazione, che è dato a propria volta da un saldo positivo della gestione di competenza e residui per 49.222.000 euro,
di 133 milioni e 170 mila euro, dei quali accantonati 51 milioni e 390 mila euro, 24 milioni e 400 mila euro per fondo svalutazione crediti, 1 milione e 520 mila euro per il contenzioso, 16 milioni e 770 mila euro per le emergenze e 5 milioni e 920 mila euro per le passività potenziali che vanno a garantire una buona copertura dei rischi. Vincolato per 63 milioni e 240 mila euro, destinato agli investimenti per 2 milioni 940 mila euro e disponibile, che è la voce che normalmente interessa di più, ben 15 milioni e 600 mila euro. Le giacenze di cassa ammontano a 224 milioni 840 mila euro e garantiscono un'ottima liquidità dell'ente. La città metropolitana di Bologna è poi riuscita nel 2023 a mantenere gli equilibri di bilancio composti dal risultato di competenza per 48 milioni 517 mila euro. L'equilibrio di bilancio per 12 milioni 722 mila euro, quale rispetto dell'obiettivo delle regole di finanza pubblica, e l'equilibrio complessivo per 17 milioni 898 mila euro. Sono stati inoltre rispettati i 6 parametri di deficitarietà strutturale su 8 complessivi, e i 2 parametri non rispettati, che sono il P6 e il P7, si riferiscono all'incidenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di riconoscimento sugli impegni e sugli accertamenti di competenza. Questi debiti, che sono riconosciuti per 5 milioni 140 mila euro in corso di riconoscimento per 920 mila euro, sono legati entrambi agli eventi alluvionali e quindi il mancato rispetto dei relativi parametri costituisce un'evidenza straordinaria e non un indice di difficoltà strutturale. Sul controllo dei termini di pagamento, i pagamenti avvengono nei termini con un tempo medio ponderato pari a 13 giorni e un indicatore di tempestività dei pagamenti pari a meno 17,08. Scusate. Sul miglioramento del volume degli investimenti effettivamente realizzati, l'indicatore viene misurato attraverso il totale dei pagamenti in conto capitale, corrisponde alla variazione che interviene nel valore dei cespiti iscritti a patrimonio dell'ente e che evidenzia un trend in crescita rispetto agli esercizi precedenti e alla buona risposta verso il territorio. L'importo 2023 infatti ammonta a 44.940.529,84 contro la media 2019-2021 di 23.340.107,68, quindi parliamo praticamente della metà, con il prevalente finanziamento da parte di Stato e Regione. Sul controllo dell'indebitamento, lo stock di debito residuo al 31/12/23 è di 70.179.000 euro, risulta finalmente, direi, inferiore alla consistenza al totale annuo delle entrate tributarie, è però ancora consistente, quindi richiede di proseguire con l'attenzione degli ultimi anni nel privilegiare politiche di gestione attiva dello stesso. Sul rispetto degli obiettivi di riduzione e contenimento della spesa di personale disposta dalle norme vigenti, il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di 7 milioni e 600 mila euro e infine lo stato patrimoniale riporta un incremento totale del patrimonio netto di 76 milioni e 210 mila euro dovuto principalmente alla modifica del criterio di valutazione inteso come patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato riferito alle mobilizzazioni finanziarie per un valore di 68 milioni 800 mila euro. E con questo ho finito, come si suol dire, di dare i numeri. Grazie, grazie mille. Se ci sono interventi, domande, ci sono poi anche a disposizione. Sono a disposizione anche i tecnici, la dottoressa Barbieri e Garbato, per rispondere. Se non ci sono domande, interventi, significa che l'illustrazione è stata esaustiva. Allora passerei al successivo oggetto all'ordine del giorno, che riguarda la revisione del regolamento del Corpo di Polizia Provinciale di Bologna, quale regolamento del Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana. Passo la parola al consigliere delegato Crescimbeni. Buongiorno a tutte e a tutte, sono collegati anche il vicecomandante Tommaso Fulgaro e
il nostro amministrativo che conosciamo bene, Francesco Tentoni, passato al corpo di polizia, e per illustrarci nel maggior dettaglio questo regolamento. Un regolamento che si rendeva necessario soprattutto per i mutamenti che ha avuto il corpo in questi anni e per la filosofia o le proposte migliorative in un'ottica riorganizzativa anche del futuro per le forti cambiamenti o l'impronta che si vuole dare. Quindi penso che quello che è stato fatto sia un passo in avanti rispetto ad avere un'organizzazione che si adegua anche a quelle che sono le modalità, i cambiamenti in atto. Quindi ringrazio loro e naturalmente, come tutti i regolamenti, sono regolamenti dinamici, anche perché possono subire, dal mio punto di vista è logico che ci siano anche dei cambiamenti, dei miglioramenti, e quanto più le cose sono statiche, alle volte non seguono correttamente i cambiamenti della nostra società. Credo che un altro passo significativo, comunque sul quale credo che sia importante essere presenti, sarà la festa dei 30 anni del corpo, che sarà il 15 maggio, proprio nella sala del Consiglio della Città Metropolitana. Quindi anche questo penso che debba essere un momento importante che dia motivazioni anche a questo corpo di polizia. Quindi io passerei invece proprio la parola ai tecnici, al vicecomandante, perché i cambiamenti sono tanti, sono importanti, e quindi credo che ai consiglieri quello che importa in questo momento è capire la sostanza di questi regolamenti e quali sono gli aspetti fondamentali che sono stati modificati. Sì, buongiorno, sono Fulgaro Tommaso, sono vicecomandante della Polizia Locale della Città Metropolitana e, come ha detto il consigliere, questo regolamento nasce dalla necessità di modificare un precedente regolamento che era stato redatto nel 2002 e quindi, come potete immaginare, un contesto istituzionale completamente diverso. E sebbene avesse già ricevuto delle modifiche nel corso del 2007, nel corso del 2011, è passato comunque attraverso, diciamo, una serie di nuove norme che hanno visto sia la modifica della legge regionale sulla polizia, la 24 del 2003, e sia il riordino istituzionale che è avvenuto con la legge 13 del 2015, dove praticamente all'articolo 40 la legge regionale aveva rimodificato le deleghe che erano state conferite alle province, dove praticamente la polizia lavorava in stretta sinergia con il servizio tutela e sviluppo fauna e quindi si occupava di materie che erano molto legate anche al mondo agricolo, al mondo faunistico, e tutte cose che sono in parte rimaste, perché comunque nella sostanza diciamo questi cambiamenti hanno apportato sì delle modifiche, ma solo relativamente alle nostre competenze. E diciamo che uno dei cambiamenti più importanti che ci sono stati in questi anni è appunto il nostro nome, che siamo passati da polizia provinciale a polizia locale. Poi l'aspetto istituzionale, dove praticamente c'era il presidente della provincia, adesso abbiamo il sindaco metropolitano, e queste cose andavano assolutamente messe diciamo a regime all'interno del nostro regolamento. Poi ci sono stati tanti altri cambiamenti che hanno riguardato un po' la struttura stessa del regolamento, che segue in parte un modello che è stato diciamo studiato dalla regione per tutte le polizie locali. Ovviamente noi l'abbiamo adattato alle nostre competenze, che come sapete siamo una polizia molto specialistica, e quindi chiaramente dobbiamo seguire quelli che sono i nostri contesti nelle nostre competenze. Praticamente nel nostro regolamento viene evidenziato le competenze del faunistico venatorio, quella ambientale, quella stradale, la protezione civile e la polizia amministrativa che compete proprio alle competenze della città metropolitana.
E un importante modifica a questo regolamento è stata anche quella di recepire una modalità con cui alcuni atti attuativi, come il regolamento delle armi, il regolamento del bestiario, il regolamento della privacy, vengono, anziché declinati appunto come regolamenti, vengono declinati come atti del sindaco o del comandante. In questo modo sarà più facile e flessibile apportare delle modifiche, lasciando inalterata la struttura del regolamento stesso. E cosa dire ancora di questo regolamento? Che ci sono, diciamo, varie novità anche riguardo alla premialità, al merito di chi ci lavora, e un'altra modifica sostanziale riguarda anche l'aspetto gerarchico, che è stato previsto nella legge 24 del 2003, dove sono state modificate appunto le figure dirigenziali. E in ultimo, sempre riguardo all'aspetto gerarchico, abbiamo recepito quella che è l'attuale struttura del corpo, dove praticamente noi abbiamo, come sapete, un comandante condiviso con il Comune di Bologna, abbiamo la mia figura di vicecomandante, che aveva nel vecchio regolamento una funzione più di sostituto del comandante che una funzione propria. E quindi qui abbiamo cercato di mettere ordine su tutto questo. Inoltre, visto che siamo, diciamo, nell'era dell'innovazione digitale, abbiamo dovuto prevedere anche diciamo, l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche che noi abbiamo già in dotazione al corpo, quali droni, telecamere, fototrappole, insomma tutti strumenti che in qualche modo avevano bisogno di essere regolamentate. Queste cose ovviamente nel vecchio regolamento non erano assolutamente recepite, perché l'epoca in cui venne redatto non le prevedeva. Io non so, ribadisco quello che ha detto il consigliere riguardo al nostro trentennale, dove il cerimoniale in questo momento so che sta predisponendo gli inviti, quindi saremo veramente lieti di avervi, di ricevervi alla nostra festa che si celebrerà il 15 maggio presso la Sala del Consiglio. Se avete delle osservazioni, siamo qui. La ringrazio. Non so se anche Tentoni voleva aggiungere qualcosa riguardo strettamente. Solo se ci sono delle domande, Presidente, grazie. Solo se ci sono delle domande, grazie Presidente, buongiorno a tutti innanzitutto. No, l'unica cosa che possiamo aggiungere è che non mi sembra che sia previsto in questo atto l'immediata eseguibilità, giusto? Ma i regolamenti credo che entrano a decorrere con i tempi normativi. Sì. È così. Sull'immediata eseguibilità non so rispondere, però normalmente viene indicato nel... No, infatti non c'è, infatti lo dicevo proprio per indicazione ai consiglieri. Ok, grazie. Quindi non c'è, tranquillamente. Qualcuno desidera fare domande, intervenire? Grazie a tutti. Presidente, hanno alzato la mano la consigliera Corsi e sì. Mi pare il consigliere Polazzi. Sì, perché non vedo, mi si è spostato il cosetto nel computer. Prego, allora passiamo la parola alla consigliera Corsi. Sì, grazie Presidente. Semplicemente, come dire, per ringraziare di questo importante lavoro di aggiornamento dello strumento, anche a riferimento ovviamente alle scelte fatte circa il corpo della polizia metropolitana, quindi davvero in riferimento anche ai diversi articoli, diversi capi, come dire, una revisione che ha tenuto conto ovviamente non solo delle diverse linee anche
di operato del corpo, ma anche delle modalità ovviamente in cui il corpo garantisce un servizio su tutta l'area metropolitana, quindi è soltanto, come dire, un intervento di apprezzamento, ecco, di un lavoro corposo fatto che credo anche nella scelta, come dire, di mettere a servizio di noi consiglieri e consigliere il regolamento nelle, diciamo così, formula delle due colonne, dove si è potuto, si ha contezza esatta di quello che è stato il lavoro, ecco, di revisione, è sicuramente positivo. Quindi grazie al corpo di polizia e ovviamente al consigliere Crescimbeni che ha coordinato i lavori. Grazie. Allora lascerei la parola al consigliere Pollazzi. Grazie Presidente, sì, avevo una richiesta perché ho perso un passaggio, siccome ero in macchina, la linea andava e veniva, sulla questione del comandante del corpo e sul vicecomandante, che ho sentito che c'è un cambiamento nel regolamento, volevo capire un attimo se può essere un approfondimento su questa cosa, e comprendere le funzioni del comandante, se vengono messe in capo al comandante della polizia locale del comunale o se rimane la figura del comandante della polizia locale metropolitana. Grazie. Sì, il regolamento lo prevede solo come possibilità, però noi, come lei ben sa, in questo momento abbiamo una struttura dove il comandante è in convenzione col comune di Bologna, per cui noi abbiamo un comandante che il 10% della sua attività lo può spendere, diciamo, al servizio della città metropolitana. Per il restante tutto quello che viene fatto dal vicecomandante, per cui è chiaro che la mia attuale funzione è un po' ampliata rispetto a quella che è la tipica funzione di un vicecomandante, che dovrebbe subentrare soltanto in sostituzione del comandante. Questo è stato un oggetto, diciamo, ovviamente dibattuto all'inizio, proprio perché bisognava fare tutta una serie di valutazioni se potesse funzionare. Alla fine abbiamo visto che si può trovare un equilibrio in tutto questo e abbiamo ritenuto utile inserirlo come possibilità nel regolamento, quindi è solo una possibilità. Però è utile recepirlo, perché nel momento che viene fatto è chiaro che regolamentarlo è sempre utile. Grazie mille. Sì, come unica nota che posso dare, il fatto che il regolamento è secondo me un ottimo frutto di quello che ha fatto il vicecomandante, i suoi collaboratori, poi naturalmente, diciamo, anche l'esperienza del dottor Tentoni in questo lavoro ci ha aiutato molto, perché è un lavoro non semplice, non banale, specialmente in un corpo di polizia, e in questo caso anche una professionalità amministrativa ci ha permesso di fare un forte cambiamento, che è un cambiamento che poi non va che a illustrare quella che è la nuova organizzazione, poi bene o male, o comunque uno la giudica, sicuramente si adatta a quella che è l'organizzazione attuale e normativa fatte dalle leggi regionali mutate. Come diceva il comandante, però le vicecomandanti, le competenze restano le medesime, e quindi questo è l'importante, però capire come ci si organizza per ottemperare al meglio penso che sia un'indicazione importante, quindi ringrazio per il lavoro che è stato fatto e anche per quello che spesso ci troviamo a, diciamo, ad affrontare con richieste di continue collaborazioni con associazioni agricole, bonifica e tante altre sperimentazioni, come stanno facendo nel caso della sterilizzazione con progetti della Nuta, con progetti europei che so che vanno ad aggravare il lavoro del corpo, però penso che ci siano andati alcuni indirizzi importanti, cioè è buona norma anche seguirli, quindi li ringrazio per il lavoro che stanno facendo. Molto bene. Adesso direi che non ci sono altri interventi. I punti all'ordine del giorno sono terminati. Abbiamo
qualche comunicazione rispetto alle varie ed eventuali. Prima di passare la parola alla dottoressa Monari, che ha bisogno di fare una comunicazione riguardo alla commissione elettorale circondariale, mi permetto anch'io di fare una comunicazione che è la seguente. Il nostro collega nonché capogruppo Diego Bacciglieri ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio metropolitano proprio questa mattina, per ragioni sue, insomma, personali. Pertanto lo ringraziamo moltissimo per quello che ha fatto, insomma, a nome del mio gruppo, e verrà chiaramente sostituito dal primo dei non eletti, che se non erro è Nicolas Vacchi di Imola. Comunque, insomma, nelle prossime settimane ci saranno tutti gli incombenti d'ufficio. Per quanto riguarda il nostro gruppo consigliare, c'è anche un'altra modifica che voi avete visto anche nell'ordine del giorno, e cioè l'entrata di Simone Carapia, che appunto è entrato a far parte del nostro gruppo. Quindi ringrazio anche lui e gli do il benvenuto al nostro gruppo. Insomma, abbiamo avuto un po' di modifiche. Ah, l'altra modifica, sì, stavo per dimenticare, che i colleghi hanno designato la sottoscritta come capogruppo, come prossimo capogruppo di Uniti per l'Alternativa. Anch'io formalizzerò, penso, dopo questa commissione la mia designazione, perché insomma è successo veramente tutto questa mattina. Grazie. Ringrazio ancora Diego, anche se non c'è, comunque lui sa che quanto sia stato importante il suo lavoro. E dicevo appunto che adesso interviene la dottoressa Monari riguardo alla commissione elettorale circondariale. Prego. Presidente, mi scusi, ha alzato la mano la consigliera Panzacchi prima. Non so se sì, voleva. Mi scuso perché non mi sto vedendo la parte delle prenotazioni. Prego, Pazacchi, scusa. Buon pomeriggio a tutti. No, volevo anch'io unirmi ai ringraziamenti per il consigliere Bacciglieri, che mi dispiace sia stato costretto ad abbandonare il gruppo, e insomma, credo che abbia svolto il suo lavoro con grande professionalità e attenzione a quello che ha fatto, e ci ha messo veramente dell'impegno, e quindi lo ringrazio e faccio le congratulazioni ad Angela, che è diventata la nuova capogruppo, e quindi insomma con tante novità, anche l'ingresso di Carapia, insomma, quindi vi auguro buon lavoro, ecco. Grazie, gentilissima. Monari può intervenire. Sì, rubo soltanto un minuto per ricordare anche alla Commissione la comunicazione che è stata inviata ai capigruppo circa il fatto che a seguito della nostra delibera del 13 di marzo scorso, la Corte d'Appello ha formalizzato le nuove sottocommissioni elettorali nelle sei che aveva individuato, oltre a quella di Bologna. Ci ha però segnalato, diciamo, di cercare di procedere a completare la lista, diciamo così, dei tre membri effettivi e dei tre membri supplenti che per legge spetterebbero come nomina al Consiglio metropolitano. Resta fermo quello che aveva dichiarato la prefettura e di cui vi avevo informato nelle precedenti riunioni, per cui la prefettura supplirà, si era impegnata a supplire alle candidature vacanti. Tuttavia, visto che la Corte d'Appello, insomma, ha segnalato, diciamo, richiesto di procedere con un'integrazione se possibile, noi abbiamo pubblicato un nuovo avviso per le candidature che tiene conto delle sottocommissioni come accorpate. È già pubblicato da alcuni giorni, verrà mandato anche una newsletter, un comunicato
comunicato stampa da parte del nostro ufficio stampa, tuttavia come già chiesto insomma in una mail inviata ai capigruppo qualche giorno fa, la preghiera è quella di diffondere diciamo questo avviso e la necessità di reperire diciamo nuove candidature. È ovvio che per avere questa integrazione in tempo utile per l'avvio delle riunioni previste all'inizio di maggio, noi dovremo integrare le nostre nomine necessariamente nella seduta di consiglio del prossimo 24 aprile, quindi i tempi sono molto stretti. Al momento diciamo è pervenuta una candidatura nuova e una conferma, un'altra conferma, però insomma le sottocommissioni che sono in difficoltà e sono sotto organico, diciamo così, sono quella dei Renolavino, Samoggia, San Lazzaro e Imola. E quindi coglievo l'occasione per ricordare insomma questa necessità. Grazie. Grazie a lei. Quindi siamo invitati così a farci anche portavoce presso i nostri comuni di questo bando e invitare le persone che siano interessate a mandare la candidatura. Direi che se non c'è altro, c'è altro, Barbara? A posto? No, non c'è altro, Presidente. Grazie. E quindi dichiariamo chiusa la commissione, sono le 14:42, ci vediamo fra poco al consiglio. Grazie a tutti. Arrivederci, grazie. Arrivederci a tutti. Arrivederci dopo.